Conviene usare Zoom o altre applicazioni simili per condividere materiale con i miei alunni? Questa è una domanda che mi è arrivata da molti di voi. Perché? Perché in questo periodo, alla disperata ricerca di piattaforme che possono andare bene, che siano adeguate per portare avanti la didattica a distanza con i propri alunni, in molti si stanno un po' adeguando, potremmo dire, adattando con un po' quello che trovano. E quello che trovano, solitamente, le prime cose che trovano sono le applicazioni per le videochiamate, per rimanere in contatto con i propri alunni. Sono state un po' le prime che sono state individuate, anzi tra le prime in questo periodo appunto di didattica a distanza. Di conseguenza, che cosa succede? Ci si abitua, si esplorano le varie funzionalità e si tende a rimanere all'interno di quell'applicazione. E sotto certi aspetti è anche una buona cosa, del resto pensaci, perché io dovrei prendermi la briga di andare ad imparare altre piattaforme, altre applicazioni, quando posso fare tutto con una? Alcune di queste piattaforme, molte di queste piattaforme, oserei dire, hanno anche la possibilità di inviare all'interno della chat, quindi all'interno anche della videochiamata, anche di gruppo, documenti, quali PDF, link e altro. Allora ecco che molti docenti approfittano di questa funzionalità. Allora, la risposta un po' più complessa del ni è che in realtà va bene nel medio termine, anzi nel breve termine oserei dire, ma nel medio-lungo termine come strategia si rivela fallimentare. Spiego subito. Dobbiamo considerare la didattica a distanza come un pezzo che sta all'interno di un quadro molto più ampio, che è l'insegnamento proprio in generale. E per insegnamento in generale intendo dire questo periodo che stiamo vivendo di didattica a distanza, ma soprattutto inserito all'interno di una normalità che arriverà, per cui prima o poi si rientrerà a scuola. Quindi, che cosa succede? Succede che nel momento in cui io condivido PDF o ad esempio degli esercizi o delle lezioni o del libro, e così via, attraverso queste applicazioni, la domanda è: continuerete ad usare queste applicazioni anche dopo? Perché? Perché in molti casi questo materiale potrà essere utile anche in seguito. Faccio un esempio: se un vostro ragazzo, un tuo ragazzo, per qualche motivo è assente, voi avete già caricato la vostra lezione, la tua lezione, tu hai già caricato la tua lezione online, quindi ad un certo punto puoi tranquillamente dire al tuo ragazzo: guarda, vai su questo link, lì in quella sezione, e trovi la lezione che ti serve. Questo potrebbe accadere anche fra un anno, perché? Perché se il programma ministeriale poi alla fine rimane lo stesso, e solitamente rimane all'incirca lo stesso, quello che tu inserisci online oggi può avere ancora valore anche fra 1, 2, 3, forse 5 anni. Però per fare questo, ossia affinché questo contenuto conservi il suo valore anche per così tanto tempo, è necessario che venga inserito all'interno di una piattaforma che tu sai che continuerai ad utilizzare anche cessata questa emergenza. Ora ti faccio un ragionamento, ti spingo ad una riflessione. Terminata questa emergenza, quante probabilità avrai di continuare ad utilizzare Zoom, Skype o Meet e così via con i tuoi alunni? Ok. Ti sei risposto? E quanta probabilità c'è che invece continuerai ad utilizzare, ad esempio, Google Drive, G Suite, Classroom o comunque quello che il tuo istituto continua a mettere a disposizione? Quindi ti sei risposto a uno, ti sei risposto all'altro, ti sei dato la risposta. Ecco perché noi dobbiamo considerare non l'applicazione in sé, ma l'applicazione inserita all'interno di un quadro più ampio, si allaccia un po' a quello che ho detto prima. Quindi Zoom, Skype e così via vanno Meet, vanno benissimo per comunicare con i nostri ragazzi, con i tuoi ragazzi e per rimanere in contatto con i tuoi ragazzi. Ma per ciò che riguarda lo storage, quindi l'immagazzinamento, la conservazione dei PDF, delle tue lezioni o anche dei link che tu indichi per arricchire le tue lezioni, quello lo devi fare all'interno di una piattaforma che per il tuo istituto
sarà duratura. E mi dispiace, ma difficilmente potrà esserlo Zoom, Skype, Meet o simili. Bene, se mi vuoi lasciare un commento dicendomi che cosa ne pensi, oppure se hai individuato altre strategie, mi farebbe piacere nei commenti. In descrizione, sempre giù, trovi il mio indirizzo email per contattarmi direttamente, il link al mio canale Telegram dove io condivido tutto ciò che io pubblico sul web, non solo video, non solo audio, qualunque altra cosa, più riflessioni varie. Ti invito ad iscriverti al mio canale oppure al mio podcast, a seconda di cosa stai utilizzando in questo momento. Noi comunque ci vediamo alla prossima. Un saluto da Ivan Ferrero, ciao!